però dalla videocamera sembra azzurro. Invece è grigio, eh. C'è una chimica che si sparge per l'aria e sembra azzurro, ma in realtà è grigio. Tutto quanto... grigio, colore grigio, vedi? E poi c'è il tramonto di oggi e qui sto nella vigna anche stasera e io adesso faccio una passeggiata mentre faccio in contemporanea una live, però mi sa che termino subito perché voglio arrivare al punto strategico dove arrivavo con Trilli un'altra volta. Ieri ho fatto il video lassù la strada del lago della Merla, adesso invece arrivo come l'altro ieri che ho fatto il video qui che ho dedicato un messaggio a Christian Eise e arriverò un'altra volta a raggiungere le querce, il punto proprio di l'obiettivo mio per stasera a raggiungere dove arrivavo con Trilli le querce, che era un ristoro per noi perché Trilli lì mangiava, la facevo mangiare e quindi una volta arrivati lì sotto le querce stammi bene, io mi mettevo a sedere, recitavo Rosario la Coroncina, dopo c'era Trilli che magnava, gli facevo le coccole e quanto era bello quella volta, quanto mi voleva bere quella cagna, c'aveva un amore per me impressionante, guarda, impressionante. Allora, ho letto il messaggio di Christian Eise che è stato gentile perché conviene essere gentile, perché se non è gentile dopo la gente se la prende in antipatia, e invece è stato gentile perché così la gente non lo prende in antipatia. E, però con me è stato, cioè mi ha sempre risposto bene, non è che mi ha risposto male, non posso di niente. Comunque qua la vigna è piena di uva e l'uva è bella, è un'uva bella, viene su bene, guarda un po', guarda che roba, oh. Guarda le bella stuva, guarda, guarda che bei grappoli, però pieni di chimica, ci hanno messo i diserbanti per mantenere l'uva intatta in modo che gli insetti non se la mangiano, non si abbeverano nei grappoli. Allora, F3, hai provato a fare una live sul canale Roscio? Sì, ci ho provato. Perché adesso lo faccio in contemporanea, no? Un video e la live. Perché? Perché almeno con le domande io rispondo e faccio un video di risposte. Guarda un po' che roba! Guarda che roba, oh! Che casa delle formiche! Un castello hanno fatto! Un castello hanno fatto se formiche! Quante brave a lavorare se formiche! Fatica una rotta di collo, guarda i castelli, guarda! Guarda i castelli, i buci lì che tirano su, e poi le formiche, voglio dire, piccole piccole eppure tirano su i buchi, i castelli con i pezzi di terra. Guarda come tira su sta formica, chi quanto fatica. Guarda, si è fermata perché si crede che fermandosi io non la vedo più, si crede che pare che è morta, almeno non la tocco. Insetti c'hanno paura se fermene. E oggi vi dico che praticamente ho dato l'ok 2-3 volte anzi alla live su YouTube, ma purtroppo non ha funzionato Streamlabs, il programma nel cellulare, tutto in inglese, non ci si capisce, io non ci capisco niente, per cui dopo 3-4 secondi si stacca, si scollega, per cui la live su YouTube per il momento ci ho provato ma non mi viene. È un peccato perché la potevo fare, potevo creare in contemporanea una live su YouTube. Allora, Jesse, buonasera Matteo. Le bello il cielo stasera. Non te imbruia, non te imbruia, non te fa imbruia. È bello dal cellulare, però all'occhio nudo è grigio. Con gli occhi, con l'occhio nudo è grigio, invece con la videocamera, il cellulare pare azzurro, ma non è. Non te fa influenza dall'apparenza. Non è tutt'oro quello di Lucio, ricordati. Dario, che sei il miglior regista indipendente amatoriale italiano, migliaia di ore di intrattenimento. Grazie come sempre. Grazie a te, Dariox. Grazie a te, Dariox. Adesso io qui mi trovo in questa strada, qui in questo
sto campo qui, bellissimo. Guarda un po' chi è Charles qui, guarda un po' sto campo bellissimo dove ci sono venuto con Trilli. Mamma mia, che contentezza, guarda, che sei in live. Dovendo potenziare i muscoli ho bisogno di compagnia. Poi stasera vado a beccare un paio di tamarre per fare una cosa a tre. Guarda che roba, oh. Tecnologia ottima. Un iPhone e relativi programmi, un computer potenziato a Windows 7 on premium, quindi tecnologia non al top, ma comunque buona. In ogni caso, se stasera le due tamarre non vorranno energizzarsi con un video HE Art prima delle fesserie, le caccerò a zampate nel sedere da casa mia Circento. Ah, praticamente mi hai fatto capire che invece da stare con due tamarre stai lì a guardare un video E-Art stasera. Ho capito, ho capito. Guarda lì le casette delle formiche. Guarda che roba, guarda quante ce n'è, oh. Guarda quante ce n'è. E na miseria. Comunque questo campo è pieno di casette, di castelli, di formiche che hanno lavorato tantissimo. E adesso io calpestando mica ci sto a guardare bene se butto giù qualche castello o no. Devo stare attenti, guarda che roba, oh. Guarda che roba, chi non scappa fuori manco una formica? È dentro, e stanno dentro a faticà. E nammi, sai quanti castelli in aria. Questi castelli fondati nella sabbia, capito? E fatti di sabbia, di breccia. Se piove va giù tutto, se sfondano. Quindi non è fatti nella roccia. E la nostra vita però durissimo fondarla nella roccia. La roccia è Gesù. Guarda un po' che roba, quanti buchi qui. Che castello. Questa è una città, una metropoli. Una metropoli, guarda. Se pore formiche anni 90. Guarda che roba, che castello. Quanti buchi che c'è. Quant'anne faticato. Come faranno di? Come faranno? Jesse e Matteo, dovremmo imparare dalle formiche a sta al mondo, che se aiutene tra di loro tutto un continuo, è vero, è vero. Eh sì, c'hai perfettamente ragione. Allora, in pratica stasera ormai è andata così, nel senso che ho attivato la live su Streamlabs, il programma che ho nel computer, nel cellulare, però non mi funziona. Allora adesso io voglio fare una cosa, lo attivo nel computer e vediamo se mi funziona per fare la live su YouTube, Così, però dovrei trovare il sistema che con il cellulare a fare le live e anche sul canale rosso che sarebbe YouTube, che così faccio un video in contemporanea, capito? Senza che vada a casa lo carico direttamente in giro. Quindi così i miei fan del canale rosso mi seguiranno anche in live. Così farò sia la live su Twitch e sia la live su YouTube. CCRD70, ciao Matteo. Non sono alla sbocca, non riconosci il luogo? Questo è il campo, la vigna della Santa Casa del Loreto, quella là, guarda, il santuario della Santa Casa. Questa è la vigna di quell'or signore lì, che ha preso tutto il dominio. Quello lì o ha vinto un super enalotto, che non l'ha detto a nessuno, e perché per giustare una villa così ci avrà voluto 2-3 milioni di euro per giustare una villa così, per comprarsi tutta questa terra. Però è fortuna lui, cioè fortuna sua, non è fortuna nostra. Comunque vada, io posso anche passeggiare qui, perché ci viene a passeggiare anche altre persone, non è che do fastidio, non è che c'è scritto proprietà privata, non puoi passeggiare, quindi io posso passeggiare tranquillamente qui. Ecco, sono quasi arrivato e raggiunto l'obiettivo che dovevo venire stasera per fare la live su YouTube, però purtroppo non ho potuto fare, allora sto documentando anche qui per quale motivo non ho fatto la live su YouTube. Guarda un po' chi, che castello qui, oh. Non c'è manco una formica, chi? Saranno dentro, saranno se formiche. E nammi, se quant'è ingegnosi se formiche. Ciao Cafarna o Charles, se la maglietta che mi hai regalato vado all'Agua e becco con la musica DJ Futuro. Che tempi l'Agua, i tempi dell'Odissea, i tempi d'oro quelli lì era, i tempi d'oro, che adesso purtroppo, ahimè, dico una frase che non mi piacerebbe dirla, però che non ritornerà più quei tempi lì. È una frase che mi dispiace a dirla, guarda, mi dispiace a dirla, che le va. Guarda, le querce, questo è il luogo, l'obiettivo che raggiungevo sempre con Trilli, anche nei momenti molto, molto caldi. Ci mettevo chi, io mi mettevo a sede, Trilli me la mettevo in telegambe, io facevo tante coccoline. Lei mi voleva tanto bene, mi guardava felice con la lingua de fora. Dopo là c'è una casa abbandonata, al mezzo a quel bosco.
in presenziata. E andiamo avanti così, case abbandonate, tutto un continuo, in Italia pieno di case abbandonate, impresenziate. Invece i proprietari, invece da tenerle abbandonate, le potevano regalare alla gente che ha bisogno di un tetto, no a lasciarle così abbandonate. Le regalava proprio completamente. E invece no, tutte abbandonate, distrutte, vandalizzate e fatta finita. Questo è l'aiuto per il prossimo, questa è la carità, eh. Dov'è la carità? Non esiste la carità così. Ecco. Allora, le live in contemporanea non le faccio perché non è così. A me purtroppo non mi funziona il programma bene, perché avendo dei strumenti di lavoro molto poco sofisticati non mi riesce. Charles, dov'è carità e amore? Dov'è carità e amore? Qui c'è Dio. Siamo venuti tutti insieme in Cristo amore, celebriamo esultanti nel Signore. Dopo, però non mi ricordo più qual è la canzone, non me la ricordo. Comunque guarda, è incredibile, più guardo per terra più c'è le casette delle formiche. E Namis è pieno completamente, chissà quante l'avrò schiacciata te a cammina chi. Vedi, si calpesta la vita microscopica e non ci famo caso. Ci avrò da discorre pure per sta stronzata qui che calpesto la vita microscopica. Allora, fam po' vedere, guarda un po', guarda, formiche anni 90. Allora, io vi avverto di una cosa, che ho fatto un video produzione nel canale rosso stasera e sono andato dentro una grotta templare dei 1200 anni fa e sono andato a energizzarmi lì con i zombie. Quindi chi è che vuole vedere quel video vada nel canale rosso e lo pubblicherò entro domani, al massimo domani. La canzone spontanea delle formiche non ce l'ho, non mi viene in mente. Vedi, dopo prendo spunto da qualche domanda che mi fanno qui, vedi. Come una volta nei video sul canale rosso, inizialmente io davo le risposte ai commenti, mi stampavo tutti i commenti che la gente mi faceva e mi mettevo in un campo, davo le risposte, oltre che recitavo l'usario e la coroncina. Era interessante. Sì, Dio aprirà una via dove sembra non ci sia, cantamela va, visto che noi non vediamo oltre questa barriera visibile, oltre il visibile noi non riusciamo a vedere, perché il visibile è l'1% della creazione stessa, perché la maggior parte che è creato è l'invisibile, per cui noi non riusciamo a vedere oltre, noi vediamo solo il pizzo de brabbo fracitrullo, che è il pizzo mio, che pare gli aculei del porco spino, oppure gli aculei di un istrice, vediamo solo il pizzo de capo citrullo, dai me lo taglio su pizzaccio, faccio schifo, pare un vecchio stravecchio rimbambito, ecco. Adesso me lo taglierò e nel frattempo cantiamo la canzone. Perché non le fai ancora la risposta alle domande cartacee? Perché la stampante non ce l'ho e poi non costa, non vado ad aria io, non campo con l'aria, io campo mangiando e tutto e spendendo. Quindi uno non campa d'aria e non posso stampare niente, non ce l'ho la stampante. Cioè, se il pizzo de brabbo citrullo fa beccare però. Non si sa mai, non si sa, però a me non mi interessa, a me non mi serve a beccare. A me anche senza pizzo. Becco come un pappagallo. Becco come un pappagallo. Becco il mangiare, il cibo. Tutti becchiamo col cibo. O ci avevamo il pizzo senza. Guarda un po' i cuccioli anni 90, guarda. I cuccioli anni 90, guarda, oh. Guarda che roba, guarda quanti se ne è attaccati chi, oh. Chi pare un pezzo di terra, di campo anni 90. Che bello. Allora, io adesso mi metto qui, mi stabilisco qui, a cantare la canzone Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. Dai, e cantiamo insieme. Dio aprirà una via dove sembra non ci sia, come opera non so, ma una nuova via vedrò. Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé, per ogni giorno amore e forza lui mi donerà, una via aprirà.
Allora, alieno del Conero, vuoi che te banno, vero? Non me rompe, non me rompe più queste domande scomode brutte. Cosa pensi? Pensi che sono Vanna Marchi? Cosa mi segui a fa' se pensi che sono Vanna Marchi? Dai, cantiamo questa canzone. Traccerà una strada nel deserto, fiumi d'acqua viva io vedrò, se tutto passerà, la sua parola resterà, una cosa nuova lui farà. Dio aprirà una via dove sembra non ci sia, come opera non so, ma una nuova via vedrò. Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé, per ogni giorno amore e forza lui mi guiderà, una via aprirà. Ecco, non mi di più alieno del Conero, se no te banno, che campo d'aria, quando ho campato d'aria, non ho mai campato d'aria io. Guarda un po' i cuccioli anni 90, guarda, i tempi d'oro, quando stammi e beh che le famiglie nostre erano giovani, i genitori erano giovani, no cadaverici oppure nella cassa da morto, quanto stammi meglio negli anni 90, Adesso io vado verso la macchina, tanto che devo fare. Stasera è così, purtroppo non mi ha funzionato la live su YouTube e adesso sto a guardare i castelli fatti di sabbia, delle formiche, vedi chi non c'è le formiche, è dentro, qua pure stanno dentro, pure hanno espropriato il luogo. E cosa vuoi fare? Però in alcune c'è solo le formiche. Guarda, guarda che bel campo, chi che vigna immensa. Pensa alla manutenzione che c'è in questa vigna, tutto un continuo col trattore. Ogni tanto deve ne tagliare l'erba, deve ne potare, deve ne coltivare il terreno. Chi ha voglia qui, deve ne tagliare. Dopo c'hanno un macchinario che fa la vendemmia da solo. Non c'è bisogno degli operai. Se no prima c'avevano 40 operai che manovali, 40 manovali di colore che venivano qui e facevano la vendemmia. Negli anni 90 non erano di colore i manovali, c'ero pure io a fare la vendemmia. Signore egregio, come fai a registrare con due videocamere? Gliela fo perché sono egregio sulle videocamere io. Io sono egregio senza darmi le arie, perché è 30 anni che registro, anzi 35 anni che registro, ormai sono abituato a tenere un chilo di roba in te le ma e un chilo in te l'altra ma. Casalesi, ciao Matteo, ciao Casalesi. Guarda un po' un fil de ferro qui, un tralcio che è venuto su il trattore, è venuto su tutto, l'ha strappato, ha spaccato il bastò, il palo. E quindi il mio progetto l'ho portato a termine e laggiù le querce e adesso me potrei anche sta qui un po', potrei sta anche in tessu campo, che tanto la linea team c'è. Sono arrivato a 50 spettatori, poi farò una prova con YouTube, farò la live su YouTube, voglio vedere quanti spettatori verranno in live, e adesso voglio vedere stasera se riesco a fare una live su YouTube quanti spettatori ci avrò, perché un conto i fan che siete voi qui, una cinquantina massimo, e dopo di solito su YouTube nel 2017 ce n'avevo più o meno 3 o 4 mila in live. E invece qui ce n'ho massimo 50, perché non mi segue cioè non sa ne nessuno che c'ho Twitch. Signore Grecio, YouTube esiste dal 2005 e tu ci stai dal 2011. No, io ci sto dal 2006, primo. Ci sto dal 2011 perché dopo mi hanno chiuso 5 volte e te non hai visto più niente, però io dal 2006 che sto su YouTube, precisamente. Invece dall'87 che registro in videocassetta. Dal 1987 che registro per via cassetta a mano e poi per via videocassetta VHS e lo spedivo a indirizzi e dall'elenco telefonico, come faceva Raffaella Carrà. Raffaella Carrà telefonava, buonanima, eterno riposo, donna Raffaella Carrà, signore, risplenda lei la luce perpetua, riposa in pace, amen. Allora, Raffaella Carrà telefonava alla gente in tutta Italia tramite l'elenco telefonico e se la gente gli diceva che stava a guardare la RAI, vinceva un milione di lire. Allora, signore Grecio, ma dove sono tutti i video che hai fatto nel 2006-2011? Andati persi, in due che vuoi che sono? Una volta che tu ti chiudi il canale e non c'hai hard disk per memorizzare niente, vanno a finire in te i coglioni i video. Ecco,
E allora, scusa la parolaccia, stasera sono un po' incazzatello. Allora, grazie a zio Lino, buon'anima, eterno riposo, don zio Lino, signore, risplende a lui la luce perpetua, riposo in pace, amen. Zio Lino m'ha imparato a riprendere da quando ero piccolo, dagli anni 80, zio Lino, ma c'aveva sempre la cinepresa in telema. Allora m'ha imparato a riprendere e è diventata una passione per me. Babbo era appassionato di fotografia, c'aveva una Canon che gli fumava. Dopo però ha perso la passione mio padre, tutti i lavori che ha fatto. E io invece ho preso la passione della ripresa. Nel 1987 ho cominciato a ripiare, a mettere tutto in televideocamera, televideocassetta. No, c'avevo una telecamera più grossa di me, pesava più di me. Allora riprendevo con la telecamera e dopo facevo le videocassette e le spedivo cucinte, indirizzi a caso, per condividere le mie produzioni, tutte le mie spese. I quadrilla finanziati Matteo Montesi. Per 30 anni ho fatto questi video. Dopo c'è venuto YouTube, c'era la linea internet a posto. Dopo lì ho pubblicato per tutti. Cioè, se Babbo Sale era bravo a disegnare, peccato che non gli frega niente di valorizzare i suoi talenti. No, niente. Babbo, i talenti non gli ha fregato niente di talenti. Saturn 80, ciao Matteo, ciao. Ecco, ciao Saturn 80. Oh, chi puzza di uva marcia? Cos'è? Dov'è che si è marcito qui? Ci sarà un animale morto? Puzza qui, oh. Guarda le bella stuva, guarda. Guarda le bella stuva, guarda chi. Allora, signore Grecio, io, anche se a te non te può fregare meno, ho registrato sempre in continuazione da quando ero piccolo. Capito? Io so sicuro, non per inorgoglirmi, Adesso mi fermo qui un attimo per registrare. Io sono sicuro, signori e signore, che sono uno dei pochi che ha iniziato negli anni 80 a registrare, tra youtuber mondiali. Negli anni 80 ho registrato e ho iniziato a registrare e spedivo le videocassette, le VHS, alla gente a caso tramite elenco telefonico. Pensa, tramite elenco telefonico. Pensa tu che roba. Te dirai, sei matto. Sarò stato matto, però a me mi piaceva condividere, capito? Mi piaceva la condivisione, mi è sempre piaciuta la condivisione a me. E quindi questo è un discorso molto importante che a me mi distingue dalle masse. Le masse hanno creato cose, format, che hanno copiato chi è che ha creato i format. E invece io me l'ho creati da solo, quindi l'ho creati da zero, prendendo spunto però da zio Lino buon'anima. Eterno riposo, dona zio Lino, signore, risplende a lui la luce perpetua, riposa in pace, amen. Ecco, Paoletto, ma qualcuno che c'è spedivi le VHS t'ha mai risposto ringraziato? Sì, qualcuno ci. Le spedivo pure a Londra, perché il professor Bugari, puretto, buon'anima, eterno riposo, dona al professor Bugari, signore, risplende lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. E tutti i decessi, andati nell'altro mondo, il professor Bugari. A me quando ci chiappavo, io non ci chiappavo quasi mai sull'inglese, ero una frana. Allora quando ci indovinavo, mi diceva, Montesi, all right, urlava. Allora mi diceva, all right, ecco. Quindi i miei professori sono decessi, capito? Sono dipartiti. Chi per le punturine, chi se sono accasciati, chi è morti per vecchiaia, è morti d'un colpo. E c'è tanti che è morti d'un colpo, come nonno pacifico Vittorio Montesi, eterno riposo di un nonno pacifico Vittorio Montesi, signori. Risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. Ecco. Pace all'anima del professor Bugari. Allora io mi trovo qui incazzato nero perché non ho potuto fare la live sul canale rosso, però faccio sul canale viola, quindi ormai siamo Arlecchino tutti quanti. Paoletto, come la professoressa di matematica la bistecca, ti è rimasto impresso la bistecca. La professoressa di matematica ce l'aveva a me, incazzata nera, dopo 3 mesi, siccome ce l'aveva a me, puretta, gli ha preso un malaccio, è morta. Dopo io, a distanza di anni,
l'ho riesumata io stesso con una pala, l'ho tirata giù, l'ho girata e c'aveva il filo del filo spinale della schiena con una bistecca. C'aveva la bistecca ante la schiena. Povera donna, povera donna. E là, chi è che è? Miche 5, Matteo, ti prego, non ti arrabbiare. Swallag, perché la live sul canale rosso? Perché è ora, no? È ora, io le facevo nel 2017 le live nel canale rosso. Io lì c'avevo 3-4 mila persone che mi guardavano in live nel 2017. Però c'avevo solo 69 mila iscritti su YouTube nel 2017. Solo 69 mila. Adesso no, circa 20 mila. E ci sarà quei 1000 persone che mi seguono. Mi viene fatto pensato alla bistecca della professoressa. Senti, pure Gatto Elio dice così. Al massimo quando l'hai rigirata, Salapala ne sapeva di alito di lupetto e dei yogurt dei lati della bocca di Ireneo la Pappetta. Guarda, ci sei andato vicino, Gatto Elio. Grazie dei 100 bit. Però ci sei andato vicino dalla puzza. Però la puzza di putrefazione dei cadaveri umani puzza molto di più della pappetta di Ireneo, del fradio della bocca, del fradio lì che si impasta, si impappina, si impappa ante i lati della bocca. Quando uno non con la lingua non si pulisce mai come un serpente, capito? Dopo un po' col caldo ci fa la pappetta, lo yogurt. Franco, come te la cavi con l'inglese, Matteo? Zero, zero. E il professor Bugari, all right, all right. Mi diceva, all right. Oh, qui in questa vigna ho visto l'ibrido, il clone degli angeli caduti. In questa vigna l'ho visto, nel 2011. Stava, io praticamente dicevo del diavolo. Dicevo, madonna, cosa c'è? Un diavolo che puzza di merda, dicevo, no? Se smuè a mezzo alle foglie di notte, mi sono girato, c'era proprio il diavolo, un demone. Qui ho visto un demone qui, parea e tio, parea e tio. Allora, vediamo un po' chi è che si è abbonato. Fiamma Chianne si è abbonato per 9 mesi, oh. Che sorpresa. Grazie Fiamma Chianne, bravo, grazie, grazie che ti sei abbonato. Vi potete abbonare con Amazon Prime gratis, perché se avete Amazon Prime non spendete un soldo. E a me mi potete sostenere, se guardate la pubblicità non mi sostenete, perché purtroppo non ho i diritti d'autore su Twitch. Ci devo avere almeno minimo 100 spettatori per 6 mesi consecutivi. Ecco, mo mi abbono, grazie Paoletto, grazie. Se c'hai Amazon Prime non spendi un soldo. Invece se non ce l'hai purtroppo ti tocca spendere. Ma te non ti dico da spendere. Ecco, sentiamo un po' Charles cosa mi dice. Dopo in base a quello che mi dice rispondo. Io se quando vengo sepolto mi esplode la faretra, metto una mano in tel sedere, poi faccio come Lazzaro, mi alzo dalla tomba e cammino, vado da Gatta Chicca, gli metto in faccia il sapore di putrefazione umana e poi la guardo con la faccia smelangolata e la lengua fuori dalla bocca. Poi mi rimetto nella bara circento. Ma pensa cosa gli è venuto in mente, guarda, è incredibile. Chi è che ha fatto una sub lì? Un sub? Cos'è, oh? Cos'è sta roba, oh? Ibiquitas cosa ha fatto? 5 sub gli ha fatto. 5 sub a Dariox, a VIP, a colui, a Ullului, è una miseria. È incredibile, oh, Ubiquitas, complimenti, complimenti, grazie Charles e Gatto Elio. A posto, allora, ad è qui puzza de marcio, chissà cosa ci sarà, un altro diavolo ci sarà. Guarda, Ubiquitas ha regalato 5 abbonamenti. Bongoloid, oh. Questo Bongoloid, questo account chi è? Un Ethers? Buonasera fratel Matteo, come disse il gran Giuseppe Simone, a posto, allora te mi sa che è un account che ha bannato oggi Gatto Elio, l'hai fatto nuovo stasera. Allora Franco, bellissimo posto dove ti trovi. Signore Grecio, mi abbono anche io quando qualcuno mi regalerà un abbonamento. È facile però così, è facile. Però è difficile che se trova un ragazzo come Ubiquitas che fa abbonare un sacco di gente, tutta una botta. Come avrà fatto non lo so. Forse perché non si è abbonato con nessuno nell'arco dei mesi e si è accumulati abbonamenti di Prime. Svala, che nami sei? Moi sei ricco, Matteo. Sì, sì, sono ricco. Quest'altro mese guadagno 5 euro per 5 abbonamenti. Sono ricco, sì. Ci pago un caffè e una pasta. Paoletto, mi sono abbonato. Grazie, Paoletto. Però non è arrivata la notifica. Non è arrivata.
E Jess, Matteo, attento che c'è può essere un demone che se magna l'uva. E beh, devo stare attento io, deve stare attento il demone, no io. Perché mi dici sta attento? Deve stare attento il demone, i demoni non mi sopportano, ne fuggene via. Perché devo stare attento? Te credi che ho paura? Mica mi cago addosso. Oggi sono stato dentro una grotta templare di 1200 anni fa, da per me un'ora senza luce. Sono stato dentro lì, fuori dalla registrazione, mi sono caricato dei zombie. C'erano i zombie. Signore Grecio, io non ho PayPal, né carte di credito, né e-banking. Come? Signore Grecio, non c'hai le carte, non c'hai niente. Com'è possibile? Allora non sei egregio. Franco, attento Matteo, so che non si può dire quanto si guadagna su Twitch. Mica l'ho detto quanto si guadagna. Vai là di quanto guadagna Nechia che ha 60.000 persone in live. Vai là a di a loro, 3.000 euro ogni sera. 3.000 euro in un'ora. Hai capito? Jess, io so che non hai paura, Matteo, però non è mai bello incontrare i demoni. Lo so, però se io sto ante un campo, a me mi energizza il campo, a tutti energizza. Non importa se si trova i demoni, l'importante è essere puri nel cuore, imbastardito. E poi l'importante è essere confessati da poco e comunicati, eh? Lara, da quando non ci andavi in quella grotta? Guarderò il video appena sarà online. Dal 2016, mi sa, da quando andavo quando facevo la guardia giù il Decathlon. No, ci sono andato, mi pare, due anni fa. Emblema, ciao Matteo, ho aperto ora il telefono perché ero in ospedale da mio padre. Tra lavoro e problemi a casa non ho tregua. Mi dispiace, Emblema, pure te stai a tribulare come un disgraziato. Mi dispiace, non sei il solo, dammici una mano. Michael King, ma Jonathan come sta? Cosa ne so io? Me lo dici a me, Jonathan come sta? Vai là di a Jonathan. Non lo so come sta. Chi c'è andato di più? Franco, no, non ci vado. Preferisco restare su questo canale con te. Trovo in te un amico virtuale. Sì, ma una persona che mi conforta a guardare e ascoltare. Grazie per quello che fai, Matteo. Grazie a te, Franco. Grazie a te. Signore Grecio, no, io ho solo il conto in banca e prelevo l'80% ogni mese e lo metto nel materazzo. Na miseria. Te ce fa i pedocchi dopo nel materazzo, gli acari. Gli acari se formano in te i soldi zozzi impestati della gente che tocca sale mazzozze. Prima se tocca nel culo, poi tocca nei soldi. L'orefizio, prima tocca nell'orefizio, i peli tutti storti, schifosi, e poi se tocca i soldi. Te lo metti sotto al cuscino, fa schifo, fa i soldi sotto al cuscino. L'angoloide, dove ti trovi belli video fuori in live AD? Non lo so cosa significa di due punti, però mi trovo in una vigna, in un vigneto, sono le 19:20 minuti, devo staccare, ho fatto solo 36 minuti di live e ho raggiunto le due querce, l'aggiunto è che andavo con Trilli Buonanima e andavo con la cagnolina de zia Ruota. Franco, infatti i soldi sono sporchi, ogni volta che li tocco mi pulisco le mani, soprattutto se devo mangiare. Chissà chi l'ha toccato, di chi è che c'ha l'antrace, la scabbia, l'anzella, eh? Gatto Elio, ti voglio bene Matteo, grazie Gatto Elio, pure io. Saluta alla ragazza tua. Franco, comunque ora vado, grazie Matteo, alla prossima, un saluto, un abbraccio. Ciao Franco, ciao. Salutami a Roma e tutto lo sfascio che c'è a Roma. Signore Grecio, no Matteo, i soldi che si prelevano in banca sono tutti nuovi oppure sterilizzati e poi li metto sotto vuoto nelle buste di plastica. Na miseria, fai come con la casa lì che la finanza ha trovato un macello di 1.000 euro sottoterra. Se li mette sottoterra, dopo alla fine li ha trovati tutti. Emblema, zito avrebbe detto soldi sporchi. No, zio c'aveva le mabughe, puretto. Qualsiasi cosa, tutti i lavori che ha fatto in la vita sua, l'ha sudati molto cari, zio Mario. E poi se li spendeva per le gite, per il vi, per i dolci, per le cose sue. Faceva pure bene, faceva. Non se la portava in la cassa da morto. Swallaghe, tutti chiedono sempre di Luca e Jonathan perché sono i cugini preferiti d'Italia. Gli si vuole bene anche se non c'è pizzica le orecchie. Swallaghe, ok. Tutti chiedono di Jonathan e Luca. Cosa posso fare io? Tanto al giorno io devo creare le produzioni mie, loro non vogliono creare produzioni, non gli interessa niente a loro. Capito?
Michi, zio Mario ha lavorato tutta la vita, eppure duramente, sì. Zio Mario tutti i lavoracci schifosi, più zozzi e più duri l'ha fatti lui. C'aveva 3 libretti di lavoro pieni e non gli c'entrava più niente i marchi dei libretti di lavoro. Poro mammo. Esta che Matteo a pacchi, come è la situazione? A pacchi sono arrivato a 4 pacchi. 4 pacchi, me ne mancano altri... N'altri sei per fare l'unboxing. Hai capito, Estac? Adè comunque fa, me pare, 14 gradi adè in questo momento. Non me voglio sbagliare. Non me pare da sbagliarmi. 14 gradi centigradi, oh. Se sta a sbassare sempre di più, dopo viene l'alta pressione, viene un'altra volta il caldo. Però dobbiamo aspettare alcuni giorni per far venire il caldo. Forse nelle Marche non viene, ma viene dall'altra parte il caldo. Dall'altra parte d'Italia, quindi forse qui ci sarà sempre il freddo. Signore Grecio, comunque bravo, questo è l'orario giusto per fare live, per chi lavora e torna alle 17:18 e si riposa un po' prima di cenare. Sì, è meglio. È meglio a fare la live a st'ora qui. Perché dopo cena non c'è nessuno, non c'è. La gente è stufa, dopo vuole vedere le trasmissioni televisive, la televisione, così gli inculcante il cervello, l'acido muriatico, così le menti, mente cazze. Mente cazze la televisione. Guarda, il cielo è grigio. Il cielo grigio e bianco, guarda dietro di me. È grigio e bianco, non è blè. Non è blè. Chi è che dice blè? Perché purtroppo la videocamera fa azzurro, invece non è azzurro, è bianco e grigio. Tutta chimica, tutto aerosol chimico, siamo burattini di un teatrino del sistema. Michel Ferraiolo, oggi hanno fatto vedere gli italiani in fila alla Caritas per il pane. Ma la Caritas quanto può durare? Perché tanto ormai tutti italiani è in fila per la Caritas, ormai non ne potremo più nessuno. Viene 2000 euro di gas metano, viene 2000 euro di gas metano ogni 2 mesi, viene 3000 euro di corrente, eh? E si delinquenti guadagnano 100.000 euro al mese, oh. Usano i jet privati, signori, usano i jet privati per spostarsi, serviti e riveriti, pensa che roba. Però non possiamo parlare di coloro che stanno nelle cariche alte, perché sono intoccabili. Allora la democrazia dove sta, la democrazia? Allora stiamo in dittatura, però mi dissocio. Esta che Matteo, a tua sorella le bollette della luce del capannone se l'ampappano. Mi sorella non è il capannone suo, non è il suo. Però è dei soci e altre persone. Allora, CCR, ti ricordi 2012? Mi pare che vai indietro molto nel tempo. Charles, stasera gusterebbe una live sul canale Roscio anni 2017. Mi ricordo insieme alla responsabile della dipartita di zia Pappa e a cugino Luke. No, tutt'al più col Gallo. Col gallo, come si chiamava? Inseminator. Dario, che se ci regali una zoomata sul panorama splendido che hai sulle spalle, sì, aspetta, voi guardate quello che sto a fare, aspetta, La zoomata non si vede niente perché il cellulare della Cambogia, guarda un po', il cellulare della Cambogia non si vede niente, vedi? A posto? Hai visto? Guarda, io per vedere i tuoi video in live non guardo un solo minuto di TV o di altri streamer. Grazie mille. Dario, che se ci regali una zoomata, sì. Uschibit, c'è sa qualche contadinaccio nel campo? No, i contadini tutti dentro casa, morti di freddo, che non può ne accende manco il camì, per le leggi de merda che hanno fatto coloro che ci comandano. Non possono più accendere il camì, sennò viene una multa di 3-4 mila euro, che va a chi è che usa il jet privato. Pensa che stronzata. Che schifo dei lor signori de merda, che generazione de merda! Adè, io vi saluto e termino qui questa produzione video. A ricordo di Trilli, la cagnolina, che in questo campo l'ho portata tante volte per divertirsi, per dargli la felicità, per dargli la libertà, perché la libertà è una cosa bellissima, la pace è la cosa pure più bella. E io vi saluto, il bene reciproco è la cosa che conta di più di tutti. Ricordamecelo, volemoci bene, affidamoci a Gesù, che è l'unica nostra salvezza e soluzione. Fine! Fine! E termino pure qui
e questa produzione video e non solo la live. Dopo proverò a fare la live su YouTube, vediamo se viene. E non viene, guarda, è scuro nero, guarda, un freddo non te dico, è diventato a 10 gradi, quanto sarà? Prima 13-14 gradi, adè sarà una decina di gradi. Fammi andare a casa a mangiare, che c'ho fame, non ne posso più. Fine!